landing, your head luggage first, please. Don't leave your right foot. Just a landing at all, there was ready. Primo sguardo alla città, molto bella, la metro, cioè io sono uscita da una fermata, ma non so dove sono uscita, perché era impossibile uscire dalla metro, cioè io leggevo tipo sorti, 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 tipo uscita, 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 e seguivo le frecce e non uscivo mai! Ma adesso ci sono, è troppo presto per il check-in, vedremo. Sorti, 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 ma dov'è? Era un labirinto! Hello everyone! Sono a Parigi. Allora ragazzi, lo so, è il 14 febbraio, è il giorno di San Valentino, è il giorno degli innamorati e io ho scelto di venire a Parigi, che è la città del romanticismo per eccellenza, da sola. E vabbè, almeno esce fuori un bel vlog. No ragazzi, allora, ho scelto di venire qui perché in realtà io ho 4 studenti che vivono qui fissi e uno studente che verrà qui domani per una giornata e quindi ho detto... Perché no? Senza però prendermi i giorni di vacanza, quindi oggi lavoro dalle 2 fino alle 8 di sera. Sarà un po' un'ammazzata, ma resterò qui per 6 giorni. Non vedo l'ora di vedere Parigi, ma non tanto per vedere Parigi, perché comunque lavorando sicuramente non andrò al Louvre, non farò tutte queste tappe principali che comunque ho già fatto, perché Parigi già l'ho vista, ci sono stata 2 volte. Però voglio mettermi qui, nel mio bellissimo bed and breakfast, a lavorare con un'altra view, con altre vibes, con tutte parole inglesi, mamma mia. E poi la sera voglio incontrare i miei amici. Già domani farò una cosa fighissima, ma non ve la spoilerò per ora. In realtà quella mattina sono partita prestissimo e quindi sono arrivata anche molto presto e il mio bed and breakfast non era pronto, quindi ho dovuto ingannare il tempo prima di poter almeno lasciare il trolley e sono andata a farmi una prima piccola colazione. Sperando che mi riacchiappi, perché io giuro che in treno stavo per dormire, cioè mi stavo per addormentare in treno. Me ne trovavo 2 di trolley. Poi ho mollato il trolley, ma comunque non era pronto l'appartamento, quindi sono andata a fare colazione in questa boulangerie fantastica e ho preso questo panino al salmone. Per quanto i dolci, tipo quei panini al cioccolato, il croissant, mi attirassero, se ho fame non voglio dolci e quindi per adesso vado di panino, ma questo posto è super vicino al mio bed and breakfast, quindi penso che ci tornerò, sicuramente ci tornerò, penso che ci tornerò. Vi faccio vedere questo appartamento perché è bellissimo. Entri, ingresso. Camere da letto, ho scelto quella perché è più bella, però ecco, sono 2 camere da letto. Poi c'è un salottino, angolo pranzo, cucina. Guardate che bella la vista. Adesso sono qui, mi faccio un'oretta di sonno, perché altrimenti non riesco a tirare fino a stasera alle 8. E poi dopo stasera vediamo, magari esco. Bene, buonanotte. Sono un pochino stanca, devo dire, e domani ho una bella giornata. Lo sapete, una cosa strana è che quando ho detto che venivo a Parigi, tante persone mi hanno risposto: con chi vai? Sicuramente non vai a Parigi da sola. Io non pensavo, cioè sì, l'ho sempre sentita questa cosa del tipo Parigi ha la reputazione di essere la città romantica, ma effettivamente è proprio tanto stereotipata la città romantica. E raga, sto da sola. Io che raccolgo le forze per uscire, per incontrarti, Jai, è un grande atto di amicizia. Questo lo devi sapere. In realtà sto morendo di fame, quindi Jai non sa quello a cui potenzialmente va incontro. Perché c'è una Sonia stanca e affamata. Cioè, potrebbe essere davvero pericoloso per lui. Ma lui questo non lo sa, per fortuna, altrimenti sarebbe lui a cancellare. Ciao! Ti saluta prima la videocamera e poi io. Okay. Come stai? Bene, tu? Bene, lo so che stai odiando la videocamera, ragazzi, scusate, a dopo. La prima cena in realtà è stata molto poco parigina perché ho preso un hamburger vegetariano, molto buono. E poi Jai ha voluto ordinare un tiramisù a Parigi. Scusate la faccia, ma Jai ha avuto il coraggio di ordinare un tiramisù in Francia. Quindi io devo reagire davanti alla telecamera. Allora, si capisce che è un tiramisù. C'è poco biscotto, che però è molto pannosa. Il sapore è buono, però poco biscotto e molta panna. Il voto è un 6 e mezzo.
Scusate, devo rettificare, cioè quando ho detto pannoso, dicevo vabbè, pannoso, che strano, perché sa così tanto di panna? È perché ci hanno messo la panna sopra, cioè c'è il tiramisù sotto col mascarpone e il biscotto e tanto così di panna sopra. Il sapore continua ad essere da 6,5, ma concettualmente non gli posso più dare la sufficienza. Non possono mettere la panna sopra il tiramisù così, uno strato. Non ne frega niente. Bello, sono proprio contenta che ci sia ancora. Cioè, allora, stavo raccontando a Jai che mi ricordo benissimo la sera dell'incendio di Notre Dame, perché stavo insegnando, ho finito tardi quella sera, e Brian mi ha detto, guarda che Notre Dame sta prendendo fuoco, cioè, dicono che potrebbe crollare. E io mi sono proprio emozionata, cioè, io mi sono messa a piangere, anche se sapevo che non c'erano persone dentro, perché già si sapeva che era appunto un incendio avvenuto la sera, quindi non c'era nessuno, ok? Però io ero proprio emozionata, triste a livello proprio del patrimonio umano che stavamo perdendo. Sono contenta di vedere che comunque è ancora qui, è ancora qui. Sì, parte bruciata, però c'è ancora. E poi ho pensato anche più egoisticamente, se qualcosa del genere succedesse tipo a Roma, no? Se bruciasse, ecco, il Pantheon, io sarei tristissima, sarei proprio triste per quello che uno perde a livello di patrimonio. Che freddo. No, cioè ragazzi, è pieno di topi! È pieno di topi, cioè tu cammini e ti esce un topo da una parte, poi cammini e c'è un topo da un'altra parte, poi cammini, oddio, lì c'è un topo! È pieno di topi! Adesso, cioè, a vista di donna, ne vedo 3. Cioè, adesso io sono fortunata perché non ho la fobia dei topi. Si rincorrono, non so se si stanno per mordere o se giocano, però ci sono una cifra di topi! Wow! Che teriti! Scioccata. Basta che non mi attaccano. Non attaccano, vero? Ho sonnissimo e quindi adesso mi preparo per andare a dormire. Nel mio palazzo il primo piano è una creperie. Per le scale quando sali c'è un odore di burro, di pastella, di crepe proprio buono. Quando comprerò una casa vorrei che ci fosse una creperie al piano terra. Buonanotte. C'era un set e io volevo davvero il cappuccino con il pane al cioccolato. Io voglio questo pane al cioccolato. Mi sono seduta, l'ho ordinato e non ce l'avevano. Ho ricevuto questo, che non sembra male. Praticamente penso di mi farò un panino con la Nutella. Però il pane loro è buono, quindi sono contenta. 6 euro comunque. Parigi, la città della moda. E io ho questa cavolo di vertigine che ogni tanto esce. I ristoranti, i caffè, i bar a Parigi sono tutti pensati per guardare verso la strada. Cioè, non tutti ovviamente, ma tantissimi sono tutti per strada con le vetrate, con i tavoli rivolti verso la strada per fare un po' di people watching, no? Cioè uno guarda le persone che camminano. Ed effettivamente, pensandoci bene, ci sono secondo me alcuni motivi dietro questo. L'architettura della città. Parigi, Roma, tante città italiane ed europee sono pensate per poter camminare in centro. In moltissime città americane, con qualche eccezione, se anche tu mettessi i tavoli rivolti verso la strada, ma nessuno cammina, ci sono le macchine, non è che si cammina, quindi che ti guardi. E poi magari anche, non so, la velocità della vita, posti in cui magari le persone effettivamente si siedono da sole e devono essere intrattenute facendo che cosa? Magari guardando le persone che camminano, quindi anche proprio tipo lo stile di vita, se le persone tendono a fare colazione da sole, in compagnia, magari anche per il clima, no? Cioè se vivi in un posto freddissimo dove non c'è nessuno per strada, che ti guardi? Guardi, sto per uscire.
vi do un update. Ho incontrato il mio studente. Il mio studente non vuole comparire nel vlog perché è un po' timido, quindi sono con un mio studente che rimarrà anonimo. Però ragazzi, sappiate che parla italiano anche lui. Un sacco di stranieri che parlano italiano a Parigi. Lui ha dovuto fare un test Covid perché, non essendo cittadino europeo, serve anche per entrare alla partita di stasera, perché andiamo a vedere il Real Madrid e il Paris Saint Germain. Partitone, partitone. Prima ci facciamo un giretto. Di pomeriggio, nonostante il freddo e il tempo che non fosse proprio bellissimo, abbiamo praticamente camminato e chiacchierato davanti al Louvre, Champs-Élysées, l'Arco di Trionfo e un po' tutto il centro di Parigi. Abbiamo camminato davvero tantissimo. Fa freddissimo, ma voglio fare un sondaggio. Allora, il mio studente si è presentato con questo freddo, con i capelli bagnati, e io gli ho detto: devi assolutamente asciugarli, cioè dovevi usare il phon, perché altrimenti ti senti male, ti viene la febbre, la cervicale. E lui, che vive in America, mi dice: ma non si fa in America, non si fa. E io: ma che vuol dire che non si fa? Brian lo faceva, però forse perché gliel'avevo insegnato io, vedeva me, glielo facevo fare io, non mi ricordo. Però lui dice: guarda che gli uomini non si asciugano i capelli anche con questo freddo. Cosa ne pensate? Voi vi asciugate i capelli? Dopo siamo andati alla Sainte-Chapelle, che mi vergogno di ammettere non avevo mai visto nei miei viaggi precedenti a Parigi. Ragazzi, è una perla nascosta. Queste vetrate sono di una bellezza unica. Ci sono storie intere raccontate su quei vetri. Comunque una cappella gotica di un'importanza artistica penso davvero rilevante. Stiamo andando a mangiare una crepe. Ve l'ho detto che avrei mangiato una crepe in questi giorni, ve l'avevo detto. Ma se io la voglio salata e dolce? Come crepe salata ho scelto questa crepe al formaggio e miele, e la consistenza, come vedete, è molto più croccante, scrocchiarella rispetto alle crepe a cui sono abituata io. Qui non ci sono posate, molto covid friendly, in realtà ci siamo appena puliti le mani. E è buonissimo, è proprio una cosa da golosi ragazzi, cioè pericoloso. Per la crepe dolce ho scelto la crepe con la cioccolata fatta in casa, anche questa più scrocchiarella rispetto a quelle italiane. Ragazzi, sto andando allo stadio, sento il fomento da qui. Ma passo a fare, passo a spinto, s'il vous plaît. Are you dead? Dai la vuoi, s'il vous plaît. Questo 108, sì, 19. Allora, voi magari starete pensando: una partita così per Sonia è sprecata, perché lei non ci capisce tanto di calcio. Ed è vero che non ci capisco molto di calcio, però osservo molto le persone e mi piace l'energia delle persone, e mi piace vedere gente che è contenta, unita. Questo mi piace. Quindi l'altra volta che sono andata allo stadio, per l'unica volta nella mia vita, mi è piaciuto moltissimo e sono contenta oggi di replicare. E tra l'altro non so se vi ho raccontato com'è nato tutto questo viaggio, ma questo viaggio è nato perché questo mio studente mi ha detto: Sonia, io sarò a Parigi per vedere questa partita, ti va di venire? Questo me l'ha detto pochi giorni fa e io ho detto sì, perché no? All'inizio ho pensato no, ti pare? Poi dopo tipo 2 ore ho detto perché no, fammi vedere quanto costano i voli, ed era fattibile. Dire che al contrario degli altri paesi, in Francia, se sei una ragazza, i ragazzi ti guardano, cioè sembra di stare in Italia, tipo occhi su di te, anche con la mascherina, anche col cappuccio. Sono tornata qui perché il primo giorno mi era piaciuto un sacco. C'ho sonno per caso, si vede? Questi giorni non sto mangiando per niente burro e formaggio. Penso che la mia naturopata, se sta guardando questo video, sarà felicissima. Solo io preferisco i cornetti vuoti. Cioè, se io posso scegliere tra un cornetto alla crema e un cornetto alla marmellata e uno semplice, io voglio sempre il semplice, sempre più buono. Pezzettino, pesante, pesante.
molto buono, è un pan gocciole upgradato, ma stranamente è più dolce del croissant, quindi devo dire che per la mattina ho preferito il croissant. Adesso finisco qui e devo tornare a casa perché devo lavorare tra mezz'ora. Sapete quanto sono contenta? Io adoro questo tipo di viaggio. Di solito mi piace quando è un po' più lungo, quando è magari un mese, due mesi, tre mesi. Una settimana non è tantissimo, però Parigi è anche un po' più cara rispetto a altri paesi. Però è come se cercassi di sperimentare un po' la vita in un altro posto. Raga, è una figata. Mi piace proprio vivere in centro, mi piace vivere in centro. Parigi mi dà buone vibes, ma in realtà sono sicura che anche Roma mi darebbe questa sensazione di vita se vivessi centrale come sto qui. Vabbè, sto perdendo tempo. A dopo. Ho fatto tipo un power nap di 20 minuti, ma in realtà mi sono proprio addormentata profondamente e quindi è arrivata la sveglia che mi ha scioccato. Ero tipo nel mezzo del sonno, del sogno, ho fatto tipo, ah, dove sono? Per fortuna ho preparato tutte le prossime tre lezioni. Power coffee e si torna a lavorare. Stasera esco però con un'altra studentessa che non è francese, ma parla italiano e vive a Parigi. Questo è un trend dei miei studenti. Allora, mi sono incontrata con la mia studentessa e stiamo facendo una passeggiata prima di andare a mangiare. Lei si chiama... Ciao, mi chiamo Vika. E tu vivi a? A Parigi. Però tu parli anche? Italiana. Perché? Non lo so. Lo so. Perché ho studiato italiano con te. È vero. Io tengo particolarmente a Vika perché è una mia studentessa da tantissimi anni e mi dà così tanta soddisfazione perché sentite come parla bene e lei ha iniziato a studiare con me l'italiano e mi dà tanta soddisfazione. Posso parlare velocemente, addirittura lei viene spesso a Roma, è uscita anche con i miei amici e capiva anche quando parlavano romano, quindi io direi insomma un grandissimo risultato senza aver mai vissuto in Italia, perché tu hai mai vissuto in Italia? Mai. Appunto, grandissimo risultato. C'è Italy pure qua? Ci sei mai stata? Sì, io non ho mangiato qui, però compro qualcosa qui spesso. Spesso? Sì. Vabbè, comunque tutta la tua famiglia ha la passione per l'Italia. Sì, è vero. Comunque, mi sono resa conto che io non ho detto ai miei follower che tu non sei francese. Cioè, tu vivi in Francia ma non sei francese. In realtà tu sei una cifra interessante. Sono nata in Canada e poi vivevo in Russia per 6-7 anni. Poi mi sono trasferita in Edimburgo e vivevo in Edimburgo per 5 anni. E poi mi sono trasferita qui in Canada, adesso vivo a Parigi. E quante lingue parli? Inglese, italiano, russo, francese, un po' spagnolo. Allora ragazzi, ve lo devo dire ma mi scordo sempre. Se ordinate l'acqua, una bottiglia d'acqua, ve la fanno pagare tipo 5 euro al ristorante. Quindi quello che dovete dire ogni volta che venite al ristorante in Francia è une carafe d'eau. Detto decentemente, non lo dico perfetto perché acqua è super difficile da dire in francese, ma vi capiscono e è gratis. Quindi ve lo straconsiglio perché 5 euro per l'acqua. Per cena mi sono fatta un pad thai buonissimo vegetariano e poi ci siamo fatti una passeggiata lungo la Senna. Buongiorno. Buongiorno ragazzi. No, allora, questa è l'ultima mattinata in questo bellissimo appartamento, in questo quartiere che amo tantissimo. Adesso mi faccio un'ora di lezione, faccio il check out e vado in un altro hotel a Montparnasse. E vi volevo dire che io guardo un sacco di true crime. Tipo questo qui è Mr. Balin. Però mi piace tantissimo anche Bella Fiori, una ragazza australiana, tutto qui su YouTube. Loro non mi conoscono, non ci ho mai parlato, non sanno nemmeno chi io sia, sono canali molto più grandi, ma sono molto bravi e a me intrattengono. Io la mattina mentre mi preparo, mentre cucino la sera, mi metto 1, 2, 3 storie di true crime, me le ascolto, così fate pratica in inglese e vi spaventate anche un po'. Bello così. Adesso mi preparo la lezione e noi ci vediamo dopo. Io come posso fare? Sto mangiando tutto pane, ma è buono, mi piacciono questi panini. E io di solito non sono una grande amante dei panini, ma questi sono proprio buoni.
ho fatto il check-in al nuovo hotel, che è discretamente carino. Adesso ho 2 ore di buco e poi ho 2 ore di lezione. Quindi, tra l'altro, guardate come ho sistemato il computer. Questo è il mio computer, che si poggia sul libro che sto leggendo. Si chiama Intelligenza Emotiva. E adesso le 2 tazzine che mi hanno dato della Torre Eiffel. In generale a Parigi ci sono così tanti ristoranti di cucine diverse. Tipo cammini e vedi ristoranti italiani, cinesi, giapponesi, peruviani, libanesi, vietnamiti, thailandesi. Tanti, tanti. E poi certo anche dei ristoranti francesi. Però per esempio in Italia quando cammini vedi l'80% minimo sono ristoranti italiani o pizzerie. E se questa è una cosa che magari ad alcuni fa piacere, perché tipo voi direte vabbè grande perché la nostra cultura ha il cibo migliore del mondo, sì va bene, però a me diverte mangiare altre cose quando esco, soprattutto perché la lasagna, la pasta me la faccio a casa, la lasagna me la fa nonna, mamma cucina italiano. Io quando esco a me diverte proprio assaggiare sapori diversi da altre parti del mondo. Però a Roma non c'è tantissimissima scelta. A Milano già di più, infatti se vi guardate il vlog di quando sono andata, a me piaceva questa cosa di Milano. Ma in altri posti d'Italia ancora meno che a Roma. Speriamo che il wifi sia buono, questo è sempre un po' una cosa che mi mette molta ansia con il mio lavoro quando viaggio. È tutto wifi, wifi, wifi. Io scelgo i posti anche in base alle recensioni dei wifi. Sono all'ultimo piano, speriamo bene. Con il tonno, ma no, quanto è grosso, sembra buonissimo. Oh, c'ho voglia di, l'ho visto, ho voglia di sti panini, quindi baguette col tonno e maionese. Mi sento meglio, più fresca, più profumata e sto andando a incontrare Jai. Dice che ha una sorpresa in serbo per me stasera. Ok, sto qui con Jai e andiamo a un escape room. E la cosa incredibile è che io l'avevo indovinata. Ed è abbastanza random come cosa da dire, no? E lui mi ha detto no. Cioè non si fa, capito? Se uno indovina, indovina. Spero che non ci sia la matematica, altrimenti rimaniamo là dentro. Vediamo. In realtà mi ha fregato. Mi ha fregato perché non stiamo in escape room, stiamo a un karaoke. La cosa incredibile è che io l'avevo indovinata. Di quelli tipo come sono in Giappone, quelli con la saletta, che in realtà è una saletta bella grossa. E vi devo dire che tipo per il primo minuto che siamo entrati in questa saletta, io dicevo mazza, fatta bene questa escape room, sì, sembra sì, proprio un karaoke. Well I don't know him anymore. There's nothing where he is alive. The conversation has run dry. Say bye my boy. Hey, can't you tell my longest chapter when it's over? La serata si è conclusa a un ristorante giapponese non all you can eat, ma molto originale. Questi erano dei maki al natto che io adoro e non riesco mai a trovare in Italia. E poi ho preso un misto sushi moriawase con appunto tonno, ikura, saba, un sacco di roba buona che mi ha riportato in Giappone. Buona scelta! Buongiorno, stamattina abbiamo una bella giornata programmata perché oggi è venerdì, quindi io non lavoro. Adesso sto prendendo il mio primo caffè della giornata e sì, lo so che dice Starbucks e sta in Francia, ma a me mi piace Starbucks e poi è comodo, è bello. Ora che mi stiano tutti ad aspettare, stanno tutti lavorando. Ho caldissimo perché col fatto che avevo paura di avere freddo ho messo il turtleneck e il hoodie, questo e questo. Tra l'altro ragazzi, ma che sfiga, che sfiga. Io oggi ho un giorno libero, il mio giorno di riposo, e c'è lo sciopero delle metro. Ma uno sciopero gigante dove proprio le metro sono chiuse, chiuse. E io ieri mi sono spostata all'hotel che è un po' meno centrale. A parte il fatto che piove, c'è lo sciopero e adesso sono anche meno centrale. Che sfiga. Però tanto adesso stiamo per andare a fare un giro al chiuso. La giornata è iniziata con un tour guidato del Opéra Garnier, che è il teatro dell'opera più antico di Parigi, che risale al 1800. Ragazzi, devo dire davvero molto bello. Questa sala che ricorda Versailles è poi stupenda. The guided tour was cool. Italiano. Ah, è vero? Era in inglese, but now
I feel like I can speak English with a French accent. And there was a French accent because there are many foreigners and prisoners. Don't you think it's accurate? Accurate? Not so much. Not so much? I don't know if I can put it. Non so se posso includerlo nel blog perché sembra che li sto prendendo in giro, ma in realtà tutti abbiamo un accento, quindi chi se ne. Dopo siamo andati a fare un giro per il famoso centro commerciale Lafayette, devo dire molto bello ma un po' inavvicinabile per i prezzi. Allora ci siamo fermati e volevamo fare una pausa tipo aperitivo, spritz spritz, e ho detto dai dividiamoci una cosa da mangiare. Io non ho ancora assaggiato una delle cose tipiche qui a Parigi, che è il tipo il croque monsieur. Croque monsieur. Solo che questo piatto tipicamente c'ha il prosciutto in mezzo e quindi abbiamo detto al cameriere: però ce lo puoi fare senza il prosciutto perché io non mangio la carne. Lui ha guardato così e ha fatto ok, quindi che cosa ci vuoi in mezzo? Boh, posso mettere un po' di pollo? Io no. E lui e allora? E gli abbiamo detto vabbè, solo formaggio, uguale, solo senza la carne. È andato via, ha detto va bene. Dopo 5 minuti è ritornato, adesso ha fatto vabbè, no, facciamo così, vi ci metto il formaggio e la mozzarella in mezzo. Si vede che proprio non gli andava bene, non gli andava. Già gli diceva, è come farti una carbonara senza il guanciale. Boh, che io poi me la faccio, cioè con le zucchine, buona uguale, scusate eh. Come si capisce dall'aspetto, questo croque monsieur è una bella botta. C'è un sacco di burro, di formaggio, sicuramente non è uno spuntino leggero. Che dici? È buono, ma è vincere facile. Cioè, è il pane tostato con tutto formaggio sopra. Certo che è buono, ma è vincere facile. Però questo non è un croque monsieur. Ma che ne so, mi si vede che hanno improvvisato. Dopo quella breve tappa che mi ha ridato grassi saturi ma anche tanta energia, siamo andati al Museo Pompidou, che è uno dei musei più grandi d'Europa di arte moderna, e devo dire che sorprendentemente mi è piaciuto tantissimo. Io di solito non sono una grandissima amante dell'arte moderna o contemporanea, però in questo caso ci sono state molte opere che mi hanno colpito, comunque hanno catturato la mia attenzione e che mi sono soffermata a guardare. Ve lo consiglio. Guardate la mia faccina, col fatto che c'è lo sciopero delle metro. Io già abbiamo deciso di camminare. C'era tipo una bufera di vento, quindi faceva freddissimo. Abbiamo camminato per un'ora e venti tipo. Finalmente però abbiamo trovato un ristorante vicino al mio hotel e ho preso una, come si chiama? Gratine de bourguignon. Cioè una zuppa di cipolle col formaggio sopra. Buona. Meno male che dormo da sola stanotte. È mezzanotte e voglio solo andare a letto, ma prima mi faccio una doccia perché voglio riscaldarmi l'anima. Praticamente domani farò colazione, check out e me ne ritorno in Italia. Parigi mi è piaciuta, è una città che comunque offre tanto. Ci sono ristoranti, mostre, ci sono concerti, opere d'arte, c'è tanto da fare, c'è tanto da vedere, un po' come a Tokyo diciamo. E questa cosa a me piace delle grandi città, mi piace tantissimo. Adesso dovrò cercare di dare un senso a questo vlog, avrò tantissime clip, tantissimo girato. Mi devo inventare qualcosa per rendere questo vlog interessante. Spero che sia stato interessante. Ditemi se è stato interessante. Iscrivetevi se vi è piaciuto, perché sicuramente ci ho messo tanto per montarlo questo video. Si ritorna in Italia e alla prossima. Ciao!